Il parlamentare comasco della Lega Nicola Molteni, sottosegretario all'interno. Il canturino torna ad avere un ruolo di primo piano nel governo, come fortemente voluto dal leader della Lega Matteo Salvini. La lista dei sottosegretari del governo di Mario Draghi è stata ufficializzata ieri in serata. Il nome di Nicola Molteni, 44 anni, deputato dal 2008, era circolato con insistenza nei giorni scorsi, ma sembrava che sul nome del canturino ci fosse il veto del Partito Democratico. Il leghista comasco è invece nella lista ufficiale voluta dal nuovo premier. Ma credo che in questo momento il paese non abbia bisogno di veti, ma abbia bisogno di lavoro. Io non so se ci sono stati dei veti, così hanno raccontato e narrato le cronache giornalistiche. Portiamo idee, proposte e soluzioni per dare una mano al paese. Come nel primo esecutivo guidato da Giuseppe Conte, che vedeva in maggioranza Lega e Movimento 5 Stelle, il canturino si occuperà dell'interno. Nel primo caso il ministro era lo stesso Matteo Salvini, questa volta il leghista comasco lavorerà con Luciana Lamorgese, con la quale in passato ha avuto qualche divergenza. La Lega ha fatto una scelta di responsabilità e di maturità, di mettere al servizio del paese in un momento di grande difficoltà uomini, idee e proposte per far sì che il paese potesse rialzarsi e rilanciarsi guardando al futuro. Conto di lavorare e collaborare col ministro Lamorgese, perché le sfide che attendono il paese sono sfide importanti. I sottosegretari devono ancora fare il giuramento, ma sono già al lavoro. Le priorità sono quelle di coniugare non solo la garanzia al paese di sicurezza sul piano sanitario, economico e sociale, ma di garantire quella che rimane e rimarrà sempre una priorità per il paese. La sicurezza intesa come controllo del territorio, prevenzione al crimine, contrasto alla criminalità organizzata e contrasto all'immigrazione clandestina, difendendo confini e frontiere, facendo esattamente quello che gli altri paesi fanno.